Pace a te anche stasera, siamo insieme, grazie siano rese al Signore per la bella possibilità che ci dà di essere insieme. Siamo insieme ad altri quattro fratelli, siamo cinque pastori, insieme per condividere delle piccole porzioni della parola del Signore, ma anche e soprattutto pregare insieme, perché molti hanno bisogno di preghiera e molti hanno bisogno anche di una guida nella preghiera, perché realmente a volte vorremmo tirare il cielo giù e diciamo tante parole. Non è che Dio non ci capisce, però realmente se impariamo a pregare secondo la Bibbia è di grande aiuto, perché realmente anziché dire tante parole ne diciamo molte di meno, ma impariamo come il Signore Gesù Cristo ci insegna, tutta la parola di Dio come ci insegna. Gesù ci ha insegnato il Padre nostro, però non è qualcosa da ripetere a memoria, anche se la conosciamo, ma dobbiamo prenderne il succo e vedere, è la struttura della preghiera. Ma poi quando si prega, come Gesù pregava tutta la notte, non credo che ripeteva il Padre nostro tutta la notte. Assolutamente no. Avere comunione con Dio vuol dire avere una relazione di comunione, parlare ed ascoltare. Insomma, queste sono le cose che troviamo nella Bibbia. Perciò questo aiuto che il Signore ci permette di poter dare e condividere la parola del Signore, cerchiamo di parteciparla pure a voi. Ti voglio raccomandare di metterti insieme con noi, quando preghiamo, prega pure tu ed esponi i tuoi bisogni al Signore, perché nessuno lo può fare come lo fai tu. Se tu hai un dolore e chiedi guarigione, sorella, noi preghiamo insieme con te, però realmente tu puoi pregare meglio di noi, perché tu sai il dolore che tieni, realmente noi non lo avvertiamo. Però la tua partecipazione ad azioni di fede collaborano per avere la guarigione. Per esempio, il paralitico che portarono dal tetto davanti a Gesù, lui acconsentì di rischiare che poteva cadere pur di essere guarito. Si misero tutti e cinque insieme. Di pari sentimento è successo qualcosa di speciale. Scese sul letto davanti a Gesù e se ne andò a piedi e si portò pure il lettuccio a casa. Perciò la tua partecipazione è importante. Metterci insieme vuol dire di essere di pari sentimento. E guarda, la parola del Signore dice, io lo devo ripetere perché ogni volta ci sono delle persone nuove. La parola del Signore dice che se due si accordano, due, io e te, te lo voglio far leggere perché la parola del Signore è molto importante che la memorizziamo, perché essa risveglia dentro di noi la voglia di fare come essa dice. Quando noi lo facciamo, Dio onora la sua parola. Leggiamolo insieme in Matteo 18, 19. È pure facile da dire perché basta ricordarsi 18. Il 19 viene da sé. Voglio chiedere a Matteo che la metta sullo schermo. In verità vi dico anche, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Vedi, è molto importante. Perciò quando noi ci accordiamo insieme possiamo avere delle grandi risposte da Dio. Noi non riusciamo a tirare il cielo giù, neppure possiamo andare in cielo. Non pensiamo che noi dobbiamo strafare, dobbiamo esattamente fare quello che ci dice la parola del Signore. E una volta che noi facciamo quello che dice il Signore opera secondo il suo piano e secondo la sua volontà. Però è importante che noi chiediamo per la salvezza. Chiediamo per il battesimo nello Spirito Santo, chiediamo per la guarigione, chiediamo per i nostri bisogni. Però ricordiamoci sempre che Gesù dice che ci sono delle cose più importanti e cose meno importanti. La prima cosa è cercare la salvezza. La prima cosa è cercare
colui che salva, Gesù, colui che guarisce, colui che battezza. Non cerchiamo le cose, cerchiamo prima la persona che diventi il nostro Signore e Salvatore. Se andiamo in una banca, cerchiamo prima il direttore, per poi dirgli quello che gli dobbiamo dire, giusto? Non chiediamo così, giusto per dire, ho bisogno di un mutuo e parliamo a vuoto nella stanza della banca, no. Cerchiamo la persona, andiamo dalla persona, facciamo amicizia con la persona e poi gli diciamo quello che abbiamo bisogno. Dobbiamo pensare che così è anche nella Bibbia. Dobbiamo cercare prima il Signore per avere le cose che abbiamo bisogno. Se parliamo delle cose che abbiamo bisogno così, giusto per dire, non va bene. Perciò noi siamo qui stasera insieme con te e credo che per gli anni che il Signore ci ha chiamato, e non solo, ma ci siamo dedicati perché è una vocazione, il Signore ti può dare tanti insegnamenti, basta che tu hai la volontà di farlo. Ma poi soprattutto, sorelle e fratelli, dobbiamo contare sullo Spirito Santo, che dobbiamo invocare nella nostra vita, cercarlo, perciò vogliamo cominciare subito con la preghiera e prega insieme con noi, perché lo Spirito Santo possa operare nella nostra vita, sulla nostra vita, nella nostra casa, nella nostra famiglia, nello spazio dove siamo, le cose che facciamo e tutti possiamo essere coperti dalla presenza dello Spirito Santo perché è presente in ogni luogo. Perciò mettiti insieme con noi e vogliamo salutare i fratelli che sono già a casa nostra per dargli il benvenuto, pace a voi, Dio vi benedica, mi sentite? Ebbene, allora andiamo avanti subito, c'è qualcuno di voi che ha fretta, qualche impegno dopo, vi diamo la precedenza, non vi soggezionate, basta alzare la mano, vi diamo subito la precedenza, se no stiamo insieme e ci fa piacere. Bene, allora vogliamo cominciare con il fratello Candelino, fratello Candelino, ci guidi in preghiera mentre le sorelle, amen, come ho detto prima, le sorelle, i fratelli sono con noi, coinvolgiamoli in modo che preghiamo insieme, sorella a casa, fratello dove ti trovi, ti puoi trovare anche in macchina, dove, mettiti insieme con noi, mentre il fratello ci guida in preghiera, alleluia, prega insieme con noi, lascia le altre cose, ora è tempo di cercare Dio prima di tutto, va bene. Dai, andiamo avanti, alleluia, insieme al Signore. Vai, fratello Candelino. Gloria a te, alleluia, Signore. Alleluia, Signore, ti diamo la gloria. Per noi è ancora in questa sera un privilegio, Signore, stare nell'unità dello Spirito. Gloria al Signore. Signore, perché vediamo intorno a noi tanto bisogno, tante difficoltà, e il tuo amore vogliamo che si passiamo al fratello Domenico, perché non si sente, poi aggiusti un poco la cosa. Fratello Domenico, vai avanti, pace, tu, mentre pace, la regia cerca di rettificare la voce, presentaci al Signore. Okay. Amen. Signore, grazie per questo incontro, questa sera. Siamo riuniti da varie parti, Signore, della nazione e anche all'estero, per lodare e benedire il tuo santo nome. Signore, ogni occasione è bella per poter dire che tu sei il nostro Dio, il nostro Padre Celeste, e siamo riuniti nel nome del tuo figliuolo, perché in questa sera ci presentiamo a te. Siamo tuoi figli, Signore, vogliamo avere comunione con te, e non di meno, Signore, aprire i nostri cuori, esporre i nostri bisogni e soprattutto i bisogni spirituali, i bisogni di questa nazione, i bisogni del tuo popolo, li presentiamo a te e ci presentiamo con un cuore aperto per ascoltare la tua parola e il tuo consiglio, Signore. Amen. Amen. Grazie, Signore, grazie, grazie, grazie. Vai avanti, Domenico, come il Signore ti guida, mentre la regia cerca di mettere a posto
il fratello Franco, gloria al Ok, Signore. ok. Allora, un saluto a tutti. Un onore e un piacere rivedersi per condividere la parola di Dio e per pregare il nostro Padre Celeste. Pensavo una cosa questa sera e la voglio condividere subito. A volte si ha magari la sensazione che chi sta da questa parte dello schermo sia un uomo super spirituale o magari abbia, come dire, delle capacità in più, ma non è assolutamente vero. Io questa sera mi unisco insieme a voi perché, come tutti, ho bisogno di preghiera io per primo, quindi è solo che magari mi trovo da questa parte dello schermo, ma credo di avere bisogno allo stesso modo di ognuno di voi che il Signore sia sempre presente nella mia vita e che il Signore intervenga, quindi ho bisogno della sua parola, ho bisogno di preghiera come tutti noi. Quindi non ci sono dei super fratelli da questa parte. Siamo tutti sulla stessa barca e credo che se tu vuoi questa sera condividere la parola di Dio e pregare insieme a noi il Signore, allora c'è comunione di intenti e quindi possiamo unire le nostre forze spirituali per pregare il nostro Dio, perché da Lui viene la benedizione, da Lui viene la sua parola. E il suo Santo Spirito guida ogni cosa, quindi ci rimettiamo nelle sue mani perché possa condurre ogni cosa e soprattutto aprire le nostre orecchie spirituali davanti alla sua parola. Amen. Bene, ci portiamo subito nel Vangelo di Marco, al capitolo 5, dal versetto 21. Leggerò una quindicina di versetti. Quindi Marco 5:21. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una gran folla si radunò attorno a lui ed egli stava presso il mare. E uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, venne e vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza, dicendo: La mia bambina sta morendo. Vieni a posare le mie mani su di lei affinché sia salva e viva. Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi, era piuttosto peggiorata. Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva: Se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva. In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso la folla, disse: Chi mi ha toccato le vesti? I suoi discepoli gli dissero: Tu vedi come la folla ti stringe attorno e dici: Chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che le era accaduto, venne, gli si gettò i piedi e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: Figliuola, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male. Mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: Tua figlia è morta. Perché incomodi ancora il maestro? Ma Gesù, appena udito quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: Non temere, soltanto abbi fede. Interrompo qui la lettura volutamente perché poi ben conosciamo il seguito della storia dove Gesù poi presentatosi a casa del rabbino, del maestro della sinagoga, risuscitò sua figlia. Quindi mi sono fermato volutamente a questo invito del Signore perché possa essere un invito
per me, per quanti sono collegati, con questa frase, con questo invito di Gesù che dice: non temere, soltanto abbi fede. Possiamo anche dire: non temere, ma continua ad avere fede. Questa sera il Signore mi ha rimesso in cuore questo episodio, questi episodi, perché in realtà vediamo una bambina che si ammala e quindi viene chiamato Gesù per andare dal capo della sinagoga, Jairo, e mentre era in cammino vediamo che c'è una folla che lo segue, e sappiamo pure che c'erano molti bisognosi, c'erano molti che avevano bisogno dell'aiuto e dell'intervento di Gesù, ma c'è una donna in particolare di cui la Bibbia, quindi questo Vangelo ci narra, che è proprio questa donna conosciuta appunto come la donna del flusso di sangue. Quindi evidentemente aveva questa emorragia che la stava sfinendo. La Bibbia dice che era da 12 anni ammalata e noi leggiamo per esteso così: una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni e molto aveva sofferto da molti medici ed aveva speso tutto il suo senza alcun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. Avendo udito parlare di Gesù, venne per di dietro, fra la calca, e gli toccò la veste, perché diceva: se riesco a toccare, non foss'altro che le sue vesti, sarò salva. Quindi possiamo dire che questa donna si trovava un po' al suo capolinea. C'è scritto che aveva speso le sue risorse, i suoi risparmi, e non aveva trovato soluzione, anzi era piuttosto peggiorata. Quindi immagino se un uomo, un essere umano o una donna, come in questo caso, si trova in una situazione del genere, sicuramente per le perdite ematiche avrà avuto una forte debolezza per la perdita di ferro e quant'altro. Quindi sicuramente il suo stato fisico non era l'ideale, ma direi anche il suo morale, perché lei aveva cercato di interpellare i medici non trovando soluzione, ma aveva speso, come abbiamo detto, le sue risorse. Quindi questa sera ti voglio dire questo: se ti trovi in questa condizione fisica o direi anche spirituale, in cui credi di aver perso tutte le tue risorse, di non avere più soluzioni, ecco, sappi che Cristo è la tua soluzione. È bello vedere che questa donna si fece spazio fra la gente. Questa scena, questa parte del Vangelo mi emoziona tantissimo, perché vedo proprio la dinamica, no? Di come la gente, ma in particolare questa donna, si muovevano. Scusate. Scusate, vedo proprio questa dinamica di come questa donna si fa spazio fra la gente per cercare di toccare la veste di Gesù, perché aveva maturato questa fede: se io riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita. E in effetti Gesù si volge a lei e dice: figliola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Quindi il segreto per avere guarigione, per avere salvezza, direi, a quanti ancora magari non hanno fatto questa esperienza bellissima della salvezza, allora tutto sta nella fede, non sono le opere. Gesù non ha detto a questa donna: brava, sei stata la più veloce di tutti. Non ha detto: sì, ho visto che ti sei sforzata. No, ha detto: la tua fede ti ha salvata. In più episodi del Vangelo notiamo questa frase, che è la fede che salva. Quindi questa sera possiamo dire davanti a Dio: Signore, tu conosci il mio bisogno, e cominciare a praticare la fede. Ecco, laddove credi che non ci siano più soluzioni, laddove credi che la tua vita oramai sia persa, questa sera uniamoci in preghiera e rivolgiamoci al Santo dei Santi, al Signore dei Signori, con quel poco di fede che possiamo avere. Gridiamo a Lui,
e vediamo che comunque lui può intervenire nella nostra vita e tirarci su da una condizione. Ho intitolato appositamente questo messaggio è il primo passo, cioè se noi rimaniamo in una condizione di staticità, di abbandono spirituale e fisico, così abbandonati agli eventi, non troveremo soluzione. Ma io ti dico questa sera, nel nome del Signore, muovi il tuo primo passo, muovi il tuo primo passo verso il Signore. Ogni tanto penso agli ospiti del centro Bethesda, di cui sono un collaboratore, dove cercano di riscattarsi da dipendenze o da situazioni alquanto difficili, sia familiari e direi anche spirituali. Nel momento in cui loro decidono di intraprendere un percorso di recupero spirituale e materiale, ecco che già c'è qualcosa che si muove. Cioè, anziché essere abbandonati sulla propria poltrona, nel proprio stato e così via, ecco che già nel muovere questo passo cominciano ad attivare la loro fede, perché è chiaro che il recupero si ha quando Dio interviene nella vita. E proprio pensando anche a questa donna, in questi giorni meditavo questo, ecco, sempre in collaborazione con il centro Bethesda di Taranto, noi abbiamo adibito una parte della casa indipendente, per le donne che in qualche modo hanno bisogno di recuperarsi, hanno bisogno di risalire la propria china, soprattutto la condizione spirituale, e quindi abbiamo messo a disposizione una piccola parte della casa indipendente, dove grazie alla preghiera e all'intervento di Dio possiamo vedere, come in questo caso, no? Mettere in moto la fede e cercare l'aiuto di Dio. E Dio non manca di operare, Dio non manca di rispondere alle preghiere, perché come c'è scritto, la tua fede ti ha salvato. Quindi mi rivolgo a quanti si sentono in uno stato di abbandono spirituale, in uno stato di mancanza di forze, mancanza di risorse e così via. Ti dico, muovi il tuo primo passo verso il Signore. Questa donna non ebbe paura di correre, di seguire la folla e di avvicinarsi con tutta la forza, con tutta la volontà, Gesù. Voleva toccare la sua veste, voleva arrivare al maestro e c'è riuscita. E sicuramente il Signore era a conoscenza di queste cose. Lui disse che aveva sentito questo potere, questa potenza uscire da lui, perché la fede di questa donna aveva mosso proprio la potenza, ma direi anche la compassione di Gesù. Quindi ci rivolgiamo a un Gesù che ascolta le nostre preghiere, ascolta il tuo bisogno, senza mezzi termini. E questa sera, ecco, in base alla parola del Signore, uniamoci per muovere i nostri passi verso Gesù. Leggo un'altra piccola parte del Vangelo, questa volta in Matteo, al capitolo 9, sono pochi versetti che conosciamo molto bene. Matteo 9, dal versetto 27, la parola dice così: come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono, dicendo ad alta voce: abbi pietà di noi, figlio di Davide. Quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si avvicinarono a lui. Gesù disse loro: credete voi che io possa fare questo? Essi gli dissero: sì, Signore. Allora toccò loro gli occhi, dicendo: vi sia fatto secondo la vostra fede. E gli occhi loro furono aperti, e Gesù fece loro un severo divieto, dicendo: guardate che nessuno lo sappia. Ma quelli usciti fuori sparsero la fama di lui per tutto quel paese. Quindi questi due ciechi dissero: abbi pietà di noi, figlio di Davide. Gesù gli rivolge una semplice domanda: credete voi che io possa fare questo? E loro risposero: sì, Signore. Gesù dice: vi sia fatto secondo la vostra fede. Allora, questa sera, se ci presentiamo dinanzi al Signore, dovremmo dire: sia fatto secondo la nostra fede. Seppure magari può essere poca, indebolita, seppure può sembrare, come dire, come quella donna era da 12 anni in attesa di una soluzione, ma quella volta andò al posto giusto, andò ai piedi di Gesù per toccarlo, come pure come questi due non vedenti, questi ciechi, che nel sentire che Gesù passava di là, non esitarono a gridare. Allora questa sera vi dico, ecco, cominciamo a unire le nostre forze,
Cominciamo a implorare il nome del Signore perché anche con poca fede noi possiamo avvicinarci a Lui, ma muoviamo i nostri passi verso di Lui. Amen. Gloria al nome del Signore. Mi riferisco in particolare anche a coloro che hanno delle situazioni familiari molto difficili, soprattutto per i figli. Conosco qualche caso anche per via di qualche telefonata che mi ha raggiunto. E questa sera facciamo come quella donna. Andiamo a toccare la veste di Gesù e con la fede ci presentiamo davanti a Lui. Amen. Gloria al nome del Signore. Gloria al nome del Signore. Benedetto il tuo nome. Signore, mi unisco con i fratelli che sono collegati, che sono in ascolto. Come ho detto, Signore, io per primo ho bisogno del tuo intervento, ma c'è bisogno del tuo intervento in tante famiglie. C'è bisogno del tuo intervento nella Chiesa. E soprattutto per tanti giovani di cui sappiamo delle situazioni molto difficili, molto imbarazzanti, Signore, e di casi in cui, Signore, anche la stessa fede sta venendo meno. Signore, noi ti preghiamo perché come quella donna ebbe questa audacia di spingersi fino a te per toccare la tua veste e ricevere la tua guarigione, questa sera, Signore, insieme ai fratelli, vogliamo toccare la tua veste. Signore, e se tu ci chiedi, Signore, se abbiamo fede, noi crediamo nella tua parola, noi crediamo nel tuo intervento, perché come hai operato nel passato, tu operi anche oggi. Come tu, Signore, hai guarito nel passato, puoi guarire oggi. Come tu hai salvato nel passato, lo puoi fare anche oggi. Ci rivolgiamo a te, Signore, per la salvezza in questa nazione. Stiamo pregando per un risveglio. Signore, perché noi vogliamo vedere in questa nazione innalzare il tuo nome, vogliamo vedere in questa nazione esaltare la tua parola, la tua maestà, Signore. Non vogliamo perderci dietro ad altre cose, ma vogliamo realizzare pienamente salvezza, Signore. Vogliamo realizzare, Signore, guarigione dove è necessario. Vogliamo realizzare ancora che tu sei il nostro Dio, il nostro Padre celeste. Signore, e ti voglio pregare in questo momento per quei bisogni che sono stati anche segnalati, Signore, nelle telefonate o nella messaggistica, per coloro che hanno bisogno. Signore, noi ti imploriamo che tu possa arrivare in quei cuori, in quelle case, in quelle famiglie, Signore. Opera, Signore, perché c'è bisogno più che mai, Signore, del tuo intervento. C'è bisogno più che mai, Signore, che lo Spirito Santo tuo si muova, Signore, e che ancora porti guarigione, pace, liberazione, Signore, in questa nazione, nelle nostre case, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore, mi unisco insieme ai fratelli perché vogliamo vedere la tua mano all'opera, Signore. Signore, con tutto il cuore, tu conosci anche quelle cose del nostro cuore che non riusciamo ad esprimere, ma tu conosci quel bisogno particolare, Signore, quel dolore particolare, Signore, quella necessità particolare. Ma c'è un desiderio, Signore, che ho, che abbiamo con i fratelli, di vedere questa nazione risollevarsi, di vedere questa nazione tornare alla tua parola. Signore, che in questa nazione si lodi il tuo nome, che questa nazione sia benedetta dalla tua parola, sia benedetta per il sangue del tuo figliuolo Gesù Cristo. Signore, che sia una nazione unta e che la tua parola ancora in questo mondo abbia efficacia, Signore Dio. Sia benedetto il tuo nome. Amen. Gloria, gloria, gloria. Grazie Signore, grazie Amen. Signore. Alleluia. Amen, amen, amen. Credo che fratello Candelino sia a posto con la voce. Fratello, mi senti? Va bene, prova. Hai un poco di internet che Alleluia. viene a mancare, però Senti, sì. Oh, proviamo. sento bene. Grazie. Molto buono, è l'amore di Dio. Dai, il Signore ci benedirà sicuramente. Io benedico tutto lo staff, benedico te, fratello Petrone, tutti i servi di Dio e la famiglia di Dio veramente nell'amore del Signore. È grande l'opera del Signore ed è vasta in tutto il mondo, soprattutto anche vicino a noi. Dove il nostro vicino, che alla quale dobbiamo amarla come Gesù ha detto. Questa
Questa sera, ecco, voglio condividere con voi e con tutti i telespettatori quanto riguarda verso Dio. Questo è intitolato questo testo. In Deuteronomio capitolo 6, 5 dice: Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questo è il comandamento. Vediamo che siamo condotti e indotti verso Dio ad amare dunque il Signore, a cercarlo. Amare il Signore non vuol dire in un livello religioso, alla quale quando ci piace, quando nel bisogno. Amare Dio non vuol dire piace a noi, ma Dio vuol dire ogni istante della nostra vita, leggere la parola, pregare, amare la sua, amare la sua parola, amare tutto ciò che fa parte di Dio. Lui c'è quello che dà a noi quello che abbiamo di bisogno. Questo verso Deuteronomio 6:5 che voglio rileggere, tu dice tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Siamo chiamati. Quando dice tu, vuol dire è una parola rivolta a me, a te, è rivolta a ciascuno di noi, ad ogni credente, ad ogni creatura, ad ogni anima. È rivolto. Queste parole, versi che erano rivolte al popolo di Israele, perché il popolo di Israele è un popolo amato da Dio. Ma oggi prendiamo questa parola, questo comandamento, questo verso, che dici tu, come Dio ha amato me, e Dio ama anche te. E questa parola dice tu dunque, dice il Signore, il tuo Dio, amerai con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E cari, non si tratta qui di vedere un soggetto solo in un attimo, in un momento alla quale noi quando abbiamo un tempo a nostro compimento, ma siamo chiamati a cercare la faccia di Dio, siamo chiamati a cercare Dio nella nostra vita, ad amare Dio con tutto il cuore, a cercarlo. Miei cari, non si tratta di denaro, non si tratta dei benefici mondani alla quale, come un figlio verso i genitori che dice: se papà mi dà questo, io lo voglio più bene. Se papà mi dà quest'altro, io lo amo, lo bacio, lo faccio perché mio padre ha fatto questo. Siamo chiamati ad amare Dio, a prescindere da ogni cosa, cercare non se quando siamo nel bisogno, nella malattia, siamo nei dolori, in quelle situazioni critiche, tenebrose. Ma siamo chiamati a cercare Dio tutti i giorni della nostra vita. Siamo chiamati a cercare il Signore, cercare e rivolgere la nostra preghiera verso Dio. E amare Dio ci significa proprio questo, da stessi per il prossimo, per Dio prima di tutto, perché sta scritto questo. Amerai, tu amerai. Non lo dice un altro. No, siamo chiamati personalmente. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore. Ma tu stai dicendo, ma io lo amo. Ma se tu ami Dio, perché odi il tuo fratello, la tua sorella, odi il tuo nemico, colui che è chiamato il tuo prossimo. Miei cari, è una menzogna. Quando noi diciamo di amare Dio, odiamo il nostro fratello, critichiamo, li malediciamo. E amare Dio non vuol dire questo. Amare Dio vuol dire mettere in bianco ogni cosa, appianare la strada
strada, amare il prossimo e quindi carlo in pace, dialogare. Ama, cerchi il Signore. Deuteronomio 10:12 dice: E ora Israele, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio, se non che tu tema il Signore, il tuo Dio, e tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e serva il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. Alleluia. Oh, chiama il popolo ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta la tua forza, con tutto te stesso. Questo è quello che Dio chiede. Ma se l'ha chiesto a Israele, non vuol dire che non chieda a me, non chieda a te. Non vuol dire che noi siamo qui. Quella è una promessa di Dio, è Dio che sta salvando i popoli, le nazioni. È Dio che ha mandato Gesù su croce perché sta scritto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. 10:12 abbiamo letto ora Israele. Che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio, se non che tema il Signore, il tuo Dio? Che tu cammini in tutte le sue vie e che tu lo ami e serva il Signore, tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. Mi piace molto questo verso. Questo ci porta ad avere un'integrità. Integrare, cercare di essere uno, di amare, di cercare, obbedire. E obbedire porta ad avere nello spirito, ad amare il nostro prossimo come noi stessi. E questo ci porta a dire veramente cosa vuol dire la preghiera. A volte disse un credente: come faccio io a pregare più per quella persona se mi ha fatto tanto di quel male? Il Signore conosce, ma sa cosa mi ha fatto quella persona che mi ha spogliato, approfittato di me, ha fatto questo, ha fatto quell'altro. Come faccio io a amare? Come faccio ad avere l'amore di Dio pieno? Io credo che Gesù ha detto queste cose e l'ha detto: ami il tuo prossimo come te stesso. E anche nella preghiera del Padre nostro scritto: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quindi l'amore di Dio ci porta ad avere un atteggiamento di perdono, di amore, di preghiera anche, di pregare per le anime, di pregare per il mio prossimo, di pregare per il mio nemico, di pregare per chi ha fatto del male. E questo è l'amore di Dio. Gesù sulla croce ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quel che fanno. È vero? Ebbene, Gesù ha avuto quella forza fino alla fine di perdonare i loro carnefici, di perdonarle, di amarle fino alla fine. L'amore di Dio per te è venuto. E tu sei chiamato e tanto a fare questo. Sapete, l'amore ci costringe nell'amore di Cristo, l'amore vero. L'amore non ci fa sentire nessun peso. L'amore è quello che ci porta ad amare. E tutto ciò che il nostro prossimo fa non cade sulle nostre spalle, scivola via. Amiamo Gesù amato. Noi perdoniamo come Gesù ha perdonato. Ecco, questa parola mi è molto vicina, anzi dentro.
L'amore dice che è il primo comandamento. Ama il tuo prossimo come te stesso. Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze. Fare quello è quello che siamo chiamati ad avere un rapporto con te. E stabili nel re. Alleluia. Abbiamo anche questa parola nel Salmo 37, Signore, voi tutti tutti i suoi santi. Siamo chiamati ad amare il Signore. E come apostolo Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che in me. Quando noi amiamo il Signore, siamo veramente chiamati ad essere delle nuove creature in Dio. E crediamo in tutto che il Signore, alleluia, cose di state ore voi suoi santi, ore per i fedeli, ma punisce con rigore chi agisce con orgoglio. Questa è la differenza di ma e non ama secondo il loro orgoglio. Ma noi vogliamo questo atteggiamento anche nella seconda lettera, anzi, seconda lettera di Tessalonicesi, capitolo 3, verso 5. Il Signore dirigga i vostri cuori all'amore di Dio e alla pienezza della pazienza attesa di Cristo. Lo ripeto, seconda lettera Tessalonicesi, capitolo 3, verso 5. Il Signore dirigga i vostri cuori all'amore di Dio e alla gente attesa di Cristo. Gloria a Dio. Dio è buono. Gloria a Gesù. Alleluia. Ah, Signore, ti do la lode e la gloria. Alleluia. Questa pazienza è l'amore di Cristo che raggiunge prima. È l'amore di Cristo in noi. Io voglio pregare, dispiace, non mi sa che passiamo a Sino. Alleluia. Gloria, che prego, tocchi ogni cuore. Che il Signore cambia le vite umane. Che Dio spanda la sua luce, il suo amore. Che Dio tocchi ogni famiglia, ogni cuore che vive nell'amarezza, che vive nei legami di questo mondo, ottenebrati, che vivono lontano dall'amore di Dio. Che il Dio ci guida secondo la sua parola e che siamo invitati a cercare la sua faccia. Siamo invitati a cercare il suo volto, la sua parola, di pregare il Signore, andare a Lui, alla quale solo Gesù può fare opere potenti, può fare miracoli, può cambiare le vite umane. Stiamo vivendo in un contesto di tanta paura, di tanta incertezza, ma io prego che il Signore possa stendere la sua mano sopra gli ammalati, sopra coloro che hanno dei legami di magia, dei legami di stregoneria, dei legami di malattia, di odio, d'amarezza, dei legami di menzogna, quei legami che cercano soltanto le cose di questo mondo.
Prego che il Signore benedica ogni famiglia, la nuova generazione, ogni popolo, ogni tribù, che il Signore tende la sua mano potente per salvare le anime che torna, perché il Signore sta per ritornare. Il Signore sta e alle porte. Il Signore si rivela attraverso i suoi servi, attraverso i profeti, attraverso la parola, attraverso la sua Chiesa. E vorrei che realmente la mano potente di Gesù, che è mediante la potenza dello Spirito Santo, tocca ogni anima, tocca ogni cuore, e che le loro menti, i loro cuori si rivolgono al Signore, Dio onnipotente, quel Dio di Israele, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, e il Dio delle promesse. È il Dio di cercare la sua faccia. Io benedico, benedico ogni famiglia, benedico ogni uomo, benedico ogni ammalato, benedico ogni infermo che in questo momento hanno fatto richiesta di preghiera. Io benedico quelle anime che stanno soffrendo con dolore, si trovano negli ospedali, e che si trovano nell'amarezza, stanno nella sofferenza. Chiedo, Padre, stende la tua mano potente di guarigione, Signore, queste anime, Signore, spalanca i cieli della grazia e che Grazie Signore, continua Signore ad operare, alleluia. Benedetto sei Signore, Signore d'amore, opera, Signore, la tua mano alleluia. sopra Sì ogni Signore, Gesù, opera per la Signore, perché gloria di manifesti grazia, Dio. fratello Pedro, tutto lo pastori, grazie a tua potenza, Signore, ogni cuore, cuore sia un verso di che c'è pace. Padre, tieni tutta la lode e la gloria nel nome potente e glorioso di Alleluia, Cristo Gesù. gloria a te, Amen, Signore. amen, Alleluia, 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 gloria al alleluia, Signore, alleluia. Grazie, alleluia. Signore, ce l'abbiamo fatta, fratello Gloria al Franco. Signore. Gloria al Signore. Esatto. Dio Grazie a vi Dio. benedica tanto. Passiamo al Vi abbraccio fratello nell'amore del Signore. Sino, credo che ci sia il fratello Sino. Pace a te, Franco. Dio ti benedica. Fratello Sino, ci sei? Eccomi, mi senti? Pace, Dio ti benedica. Allora Mi senti, Pastore proseguiamo. Petrone? Grazie al Signore, hai una buona connessione, grazie al Signore, è buono così Sì. tutti possiamo beneficiare di quello che viene detto. Allora ci vuoi guidare in preghiera perché realmente l'ultima preghiera non è che abbiamo capito granché, ma meno male che il Signore ha capito, meno male che Lui capisce e siamo contenti. Guidaci in preghiera, Eliseo, insieme a quelli che hanno bisogno di preghiere insieme con noi e poi lasciati guidare dallo Vabbè, Spirito certo. Santo. Gloria al Signore. Ok. Grazie, Pastore Petrone. Padre Celeste, nel nome di Gesù, noi veniamo a te in questo giorno Gloria a te, chiedendo la tua Signore. grazia speciale sopra ciascuno di noi, che ogni persona che si trova qui collegata questa sera possa ricevere da te una parola fresca, una parola di guarigione, di salute, di vittoria, una parola che edifica, che costruisce. Signore, noi vogliamo credere, Signore, in questo giorno che molte macerie, che molte situazioni difficili che sono capitate nella vita delle persone saranno nuovamente ricostruite e cambiate nel nome di Gesù. E in questo momento, Signore, noi ci affidiamo alla tua parola, che è la nostra guida perfetta. Parla ai nostri cuori, parla a tutti coloro che sono collegati con noi in questo momento e che la tua benedizione scorra come un fiume e riempia ogni casa, ogni famiglia, ogni persona, nel nome di Gesù. Amen ed amen. Amen. Signore, grazie Signore. Sii Bene, tranquillo, lasciati sono molto guidare dallo contento di Spirito essere Santo. nuovamente qui con voi dopo qualche periodo di assenza, ma
Gli impegni sono tanti, in questo momento stiamo facendo tanto lavoro per il regno di Dio, impiantando il suo regno in varie parti d'Italia. È meraviglioso tutto questo perché vediamo che nonostante tutto il regno di Dio avanza e le persone hanno fame e sete di conoscere la verità. Infatti in un mondo di bugie come quello che noi viviamo e anche di situazioni strane, momenti bui della vita, abbiamo bisogno di avere degli indicatori o meglio delle guide o anche soprattutto quello che la Bibbia dice, abbiamo bisogno di verità. Infatti Gesù ha detto, voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Che tutte le persone che siete collegate con noi questa sera possiate scoprire la vera libertà. La libertà non ha prezzo, è il bene più grande che una persona possa ricevere nella sua vita. Infatti, se tu vuoi fare del male a qualcuno veramente, toglighi la libertà. Ma noi sappiamo molto bene che il valore della libertà è un valore enorme, una cosa davvero straordinaria per ogni singola persona. E molte persone, nonostante il fatto che vivano in un paese democratico dove ognuno può fare quello che vuole, che può progettare la sua vita, che può programmare le sue cose, però nonostante tutto questo è come se si vivesse la vita in maniera brutta, come se uno fosse in una prigione. Infatti c'è molto spesso nella vita delle persone una sorta di tristezza interiore. Qualcosa che non li rende pienamente soddisfatti. E questo vale per tutte le persone, sia per le classi meno abbienti, ma anche per le classi più alte, oppure coloro i quali stanno molto bene. Ma infatti come dire, la gioia, la libertà non dipende dalle situazioni, dipende da uno stato interiore. Infatti il Signore Gesù sempre ci parla di questo e ci avvisa a tale proposito che abbiamo bisogno urgentemente di guardare a Lui perché solo Lui è in grado di cambiare completamente la nostra vita. E oggi vorrei parlare con tutti voi, a tutti voi che mi state ascoltando anche dai social, voglio che vi collegate anche attraverso i social, Facebook, YouTube e anche qui con la televisione, Parole di Vita, perché credo che ci sia qualcosa di importante che tutti noi dobbiamo sapere e di cui abbiamo assolutamente bisogno. Gioia incontenibile. Questa è la promessa che Gesù dà a tutte le persone. Abbiamo bisogno di gioia, abbiamo bisogno di ridere, abbiamo bisogno di essere allegri, abbiamo bisogno di guardare alla vita con una nuova prospettiva. Ma purtroppo a volte le situazioni ci hanno, come dire, ci hanno chiuso in una sorta di prigionia. Ma Gesù ci vuole dare la gioia, Lui è l'uomo della gioia e Lui comunica gioia a tutte le persone che veramente si affidano a Lui. Volevo dare velocemente un significato dal nostro dizionario italiano della parola gioia. Il significato della parola gioia è questo, in sintesi, è uno stato di viva e completa ed incontenibile soddisfazione. Quindi quando uno prova il sentimento della gioia si sente vivo. Si sente completo e si sente pienamente soddisfatto. Infatti, si dice che quando uno prova questo stato, come dire, molto spesso qualcuno che lo prova dice: io mi sento pieno di gioia. Alcune persone, quando provano proprio questo stato di gioia estrema, gridano. Infatti, si dice che si grida di gioia. Ma si può anche piangere di gioia, non sono i pianti di tristezza, ma i pianti di gioia sono belli. E uno è anche contento e felice quando c'è qualche persona in modo particolare che stando con lui, stando con lei, vivendo la sua propria vita con quella persona la fa stare talmente bene che si dice quella persona mi riempie di gioia. Sapete, è molto importante vivere nella gioia. La gioia è un elemento fondamentale che molti di noi abbiamo perso. L'abbiamo perso ovunque, l'abbiamo perso nella vita perché le situazioni sono molto stressanti e viviamo sempre sotto stress, sotto tensione e quindi il nostro stato emotivo è labile. Noi ci sentiamo giù, ci sentiamo vulnerabili, ci sentiamo tristi. Si
siamo anche in uno stato di pressione e le pressioni della vita molto spesso ci portano ad avere un atteggiamento di tristezza, quindi noi guardiamo alla vita con molta tristezza, quasi quasi a volte ci spegniamo, sembra che non abbiamo più futuro, che non c'è più speranza. Chissà quanti vi stanno guardando in questo momento che stanno dicendo: è vero, io mi sento senza futuro, mi sento senza speranza, non c'è più gioia nel mio cuore. Ma la gioia c'è nella Bibbia e noi la dobbiamo sicuramente riscoprire. E c'è uno nella Sacra Scrittura, insieme al suo popolo, che è Davide, che in un momento particolare della sua vita, lui ha potuto riscoprire il valore della gioia. E oggi vorrei dire questo: non solo la gioia è una sensazione interiore molto forte, ma tutte le persone che provano la gioia incontenibile del Signore sono persone che si avviano verso stati di vittoria incredibile, perché attraverso la gioia Dio promette soluzioni enormi, grandi nella vita delle persone, più di quanto a volte si pensi. Infatti leggo in 1 Samuele capitolo 4 verso 5, in un momento molto particolare della vita di Davide e del suo popolo. L'arca del patto, l'arca della presenza di Dio era lontana. Ma Davide fece di tutto per avvicinare l'arca, per portarla nel suo regno e ci riuscì pienamente. E quando l'arca del patto, dice la Bibbia, leggo testualmente dal verso 5, quando l'arca del patto dell'Eterno entrò nell'accampamento, tutto Israele esplose in un grido di gioia così forte che la terra stessa tremò. E i Filistei, all'udire il fragore di quel grido, dissero: che significa questo grande grido nell'accampamento degli ebrei? Vennero poi a sapere che l'arca dell'Eterno era arrivata nell'accampamento. Così i Filistei ebbero paura, perché dicevano: Dio è venuto nell'accampamento, ed esclamarono: guai a noi, perché una tale cosa non è mai avvenuta prima. Allora, quando arrivò la presenza di Dio attraverso l'arca all'interno dell'accampamento del popolo di Israele, che era guidato da Davide, la Bibbia dice che tutto il popolo, compreso Davide, esplosero in un grido di gioia. Quando arriva qualcosa che ci fa stare bene, quando c'è qualcosa che veramente ci soddisfa, la gioia si manifesta. E vorrei invitarti, tu che mi ascolti, a manifestare la gioia, perché noi no, non dobbiamo trattenere la gioia dentro. Sarebbe un errore grandissimo, perché alcune persone non manifestano i propri sentimenti e questo non è bello, non ci aiuta. Bisogna sempre liberare i propri sentimenti e manifestarli. E Davide e il suo popolo fece proprio questo. Utilizzò questa chiave, possiamo dire, che è la gioia, e cominciarono a gridare così forte. E c'è questa frase che mi incuriosisce molto, perché dice: talmente gridarono che la stessa terra tremò. La terra tremò al grido di questo popolo entusiasta e pieno di gioia, perché finalmente era entrata la presenza di Dio all'interno di quell'accampamento. Ed è una cosa meravigliosa. La gioia si deve manifestare. Abbiamo bisogno di manifestare effettivamente la gioia del Signore. Come molti di noi siamo abituati a sentire questa frase: la gioia del Signore è la nostra forza. Ma lo è veramente. Però la dobbiamo manifestare, la dobbiamo esprimere, la dobbiamo condividere. E quando noi manifestiamo proprio la gioia del Signore, avvengono dei miracoli. Quanti di voi volete miracoli questa sera? Miracoli che non sono mai arrivati nella vostra vita, anche se avete pregato tanto, oppure avete digiunato tanto, o siete stati tantissime volte in chiesa, però c'è stato qualcosa che non ha funzionato, ed è stato proprio l'atteggiamento, l'attitudine, un'attitudine sbagliata ha influenzato negativamente la nostra vita e ci siamo sentiti frustrati anziché benedetti. Però Davide, come dire, capì questo meccanismo di fare funzionare la gioia del Signore. E il popolo gridò ed esplose in un grande grido che la terra stessa tremò. Non solo questo, ma anche i nemici più acerrimi, che erano i Filistei a quel tempo, se la diedero a gambe, scapparono. Quindi subito due cose davanti a noi.
Quando noi manifestiamo la gioia del Signore e facciamo come la Bibbia ci dice, la terra trema, quindi tutte le situazioni negative su questa terra, tutti quei problemi negativi che non ci lasciano, cominceranno a tremare e se ne andranno via nel nome di Gesù. E la seconda cosa che accadrà è che quel nemico che tu hai avuto sempre alle calcagna, che non ti ha mai lasciato, quel problema, quell'afflizione, quel filisteo, quel gigante, chiamalo come vuoi. Però quando tu manifesti la gioia del Signore, gioia, quando uno manifesta la gioia del Signore, questo significa che tu ti stai fidando di Dio, che tu veramente credi in Lui. È una manifestazione di fede impressionante, perché nonostante quello che sta accadendo, nonostante quello che accade, tu sei allegro, sei pieno di gioia. E quando il nemico vede una persona che gioisce, che allegra, che manifesta l'entusiasmo della fede, allora se la dà a gambe. Infatti la gioia, cari amici e cari fratelli che mi state guardando, non è semplicemente uno stato emotivo, perché se fosse solo uno stato emotivo, tutte le emozioni sono ballerine, qualsiasi tipo di emozione è ballerino. Un giorno ce l'abbiamo ad un livello alto e poi l'indomani a causa delle situazioni magari ce ne scendiamo un po'. Ma la gioia del Signore ha una sua peculiarità ed è questa, quella di restare costante nella nostra vita in qualsiasi momento del nostro vivere. Qualunque cosa accada nella nostra vita, la gioia del Signore rimane sempre forte dentro di noi, perché non dipende la gioia del Signore dalle situazioni circostanti, ma dipende dalla nostra fiducia che abbiamo in Gesù. Quindi questa sera, amico mio che mi stai ascoltando, metti la tua fiducia nel Signore e se tu credi veramente in Lui, tu comincerai a provare veramente un sentimento di gioia, così come Davide, quando entrò l'arca, che a quel tempo rappresentava proprio la presenza di Dio, quando lui vide che la presenza di Dio era entrata nel suo accampamento, disse: è fatta. Se c'è la presenza di Dio, c'è tutto. Se noi abbiamo la sua guida, c'è tutto quello che ci serve. E quindi cominciò a manifestare un sentimento di gioia, urlando, gridando, e questo grido permise anche ai nemici di andarsene. Quindi noi non siamo mossi dalle circostanze, noi non siamo mossi da quello che vediamo. Dice la Bibbia che il nostro cammino non è per visione, cioè per quello che vediamo, ma è per fede. Quindi noi non andiamo avanti per quello che si vede, noi andiamo avanti per quello che crediamo. E proprio perché crediamo in un futuro glorioso, che Dio cambierà le nostre storie, che cambierà la nostra vita, che ci renderà veramente felici in ogni area, proprio perché noi veramente crediamo questo, accade che cominciamo ad essere allegri. Sii allegro, amico mio. Qualunque cosa sta accadendo nella tua vita, comincia a gioire. A gioire del fatto che il Signore sta per liberarti, che Dio sta per venire in tuo aiuto, così come venne a Davide in aiuto, verrà anche a te, perché il Dio della Bibbia non è cambiato. Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno, non cambia. Infatti, l'Apostolo Paolo ci impone delle cose e ce lo dice in maniera molto chiara, lo dice alle chiese, naturalmente, lo dice alla chiesa dei Tessalonicesi, alla chiesa di Tessalonica, le chiese. Molte volte nelle chiese, quando si entra, c'è molta tristezza, si avverte proprio l'aria pesante. E non è una bella cosa questa. A volte tutto quello che si fa nella chiesa è triste, è buio a volte, e non è buono questo, perché quando le persone entrano in chiesa, invece di aggrapparsi a Dio, cominciano a manifestare tutte le loro problematiche, le loro situazioni, i loro momenti negativi. E quando noi facciamo questo, noi riempiamo l'atmosfera di negatività. Dobbiamo stare molto attenti al tipo di atmosfera che creiamo attorno a noi. Per questo motivo l'Apostolo Paolo alle chiese, alla chiesa di Tessalonica, dice queste parole. Prima Tessalonicesi capitolo 5 verso 16. Siate sempre allegri. Siate sempre allegri. Perché dice questo? Perché la gioia del Signore è la nostra forza.
Quando io vado nella presenza di Dio, quando io mi accingo ad andare nella casa di Dio, quando io mi accingo a lodare, a pregare, a cercare Dio, a trovare parole veramente di benedizione nella mia vita, non posso andare con un'atmosfera triste e negativa, ma devo andare sempre con la gioia. E il Signore dice: questo è un comandamento, siate, è un ordine, non è una cosa se tu ti senti, no, siate è imperativo, è un ordine, un vero e proprio comandamento come gli altri. Dio dice: nonostante tutto quello che accade nella nostra vita, noi dobbiamo mantenere uno stato di allegrezza. E sapete, non è una sorta di capriccio di Dio questo, no, è perché quando noi manifestiamo la gioia e l'allegrezza, nonostante le situazioni negative, lì viene la liberazione in un attimo, come avvenne per Davide e il suo popolo. Infatti, Paolo elogia i Tessalonicesi. E dice questo nella prima Tessalonicesi capitolo 1 verso 6: e voi siete divenuti nostri imitatori, quindi Paolo era una persona che viveva nella gioia, giusto? E del Signore, avendo ricevuta la parola in mezzo a tanta afflizione, con la gioia dello Spirito Santo. Quindi a volte uno riceve la parola di Dio in mezzo a tante sofferenze, afflizioni, negatività, problemi, situazioni avverse che vengono proprio per destabilizzare completamente la nostra vita e portarci completamente fuori fase. Quindi anche quando sentiamo la parola di Dio, talune volte, questa parola di Dio è, come dire, fermata un po' da noi stessi perché mettiamo avanti sempre: ah, sto passando questo problema, sto attraversando questa situazione negativa e Dio non mi ascolta e io ho pregato e sono sempre qui. E poi quando si va in chiesa, invece di manifestare gioia, cominciamo a manifestare lamenti e cominciamo a lamentarci con Dio. Anche delle forme di preghiera non sono buone, perché noi abbiamo bisogno di pregare con un atteggiamento di fede, non con un atteggiamento di lamentela, come tantissime volte tutti noi facciamo: Signore, ti prego, aiutami perché mi è capitato questo, mi è capitato questo. Dio lo sa cosa ti è capitato. Dio conosce tutto quello che avviene nella tua vita. La Bibbia dice che l'occhio del Signore è su tutta la terra e lui vede tutto e vede lo stato più interiore del tuo essere. Per questo motivo lui ti fa un invito. Non parlare delle circostanze negative, non lamentarti, anche quando vai in chiesa, non creare un ambiente di lamentela oppure un ambiente di tristezza. No, ma bisogna creare un'atmosfera di gioia. E questi Tessalonicesi lo avevano capito bene perché dice Paolo: voi siete diventati i nostri imitatori, siete stati bravi perché avete ricevuto la parola di Dio in mezzo a tanta afflizione, chissà quante situazioni negative stavano passando, però l'avete ricevuta con la gioia dello Spirito Santo. E quando noi manifestiamo la gioia dello Spirito Santo, i demoni tremano, tutte le situazioni negative crollano a terra nel nome di Gesù, perché noi attraverso la gioia stiamo manifestando la fede. La fede è un elemento fondamentale per tutti noi. Noi dobbiamo avere un'attitudine di fede. Quando io mi lamento, quando io prego, quando anche prego e comincio a dire: oh, questo non è fede, questa è lamentela. E dobbiamo stare molto attenti alle influenze religiose che tante volte prendono anche la nostra vita, di persone rinnovate, di persone nate di nuovo, di persone cambiate, però le varie influenze religiose della religione purtroppo talune volte ci avviluppano e ci distorgono lo sguardo da quella che è la verità. Ma oggi diciamo la verità: dobbiamo avere la gioia del Signore. Infatti dice che noi dobbiamo servire il Signore con gioia. Salmo 100 verso 2. Chissà quante persone credenti che siete qui collegate l'avete letto, forse lo sapete a memoria. Io lo so a memoria, da quando ero piccolo. Però c'è una frase che oggi voglio rimarcare ed è questa. Salmo 100 verso 2 dice così: servite l'Eterno con letizia, venite davanti a Lui
con canti di gioia. Oh. Servite l'Eterno con letizia, cioè con allegrezza. Io servo l'Eterno con allegrezza, non ho un peso nel fare questo, ma lo faccio con gioia. E poi quando entro nella sua presenza, cioè quando vado nella sua casa, quando io vado nei suoi cortili, devo andare con canti di gioia. Perché, Pastore Eliseo? Perché la gioia è una chiave di liberazione. Te ne devi uscire da quel problema, te ne devi uscire da quella malattia, te ne devi uscire da quella sofferenza. E non te ne esci se continui a lamentarti, oppure a fare delle preghiere di lamento, come dire, di una supplica, come dire, quasi, di paura, di scoraggiamento. No, abbiamo bisogno di certezze. Il nostro Dio è un Dio di certezze. E quindi quando servo il Signore e vado davanti a Lui, dice il Salmo 100, verso 2, ci vado con canti di gioia. Quando uno non serve il Signore con gioia, lo si vede dalla postura, dall'attitudine, dalle cose che fa, da come si comporta, da quello che dice. Per esempio, lo si vede dalla sua mancanza di volontà di amare Dio, oppure dalla passione che ci mette nel servire il Signore, oppure dall'impegno, dalla devozione di stare alla sua presenza. È un problema questo. Per questo motivo molti di noi siamo bloccati nei miracoli. Siamo bloccati nel ricevere le grazie di Dio. Ma guarda che Dio vuole donarti tutto quello che tu hai di bisogno. Dio non è tirchio. Lui ha un braccio lungo a nostro favore. Dice la Bibbia che il suo braccio non è raccorciato per non operare. Lui è pronto a dare le sue benedizioni. Lui è pronto a guarirti stasera. Proprio mentre mi stai ascoltando, lui è pronto a guarirti. Io vorrei pregare per te fra poco. Però tu devi avere una manifestazione di gioia. Devi cominciare a dire: ah, la gioia del Signore è la mia forza. E devi cominciare a ridere. Ci sono molti cristiani che non ridono, non ridono proprio. Davvero tanti cristiani che hanno assunto un atteggiamento cupo, triste, un atteggiamento religioso che non piace a Dio, perché Dio non è religione, Dio è una persona meravigliosa, è il Dio della gioia, della pace, della grazia, della bontà, della fede, di tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. Perciò, sapendo bene questo, noi possiamo stare allegri. Perché questa è una chiave molto importante. La gioia ci cambia la vita. Non solo questo, ma voglio dire una cosa a tutte le persone che state soffrendo di qualche malattia. C'è una ricerca scientifica della Stanford University in America, negli Stati Uniti, una scoperta, possiamo dire, recente. Hanno visto che le persone che hanno un atteggiamento allegro, che si pongono alla vita in maniera allegra, con molta gioia, e quindi che non si lasciano molto influenzare dalle situazioni negative, e neanche quando hanno dei problemi permettono a questi di prendere la loro mente, i loro pensieri, quindi non sono delle persone stressate, non sono delle persone depresse. Ma prendono tutto con molta leggerezza e quindi con la gioia. Hanno scoperto che le persone che si mantengono allegre, oppure le persone che ridono, che anche quando stanno con le persone ridono molto, si divertono, anche noi in chiesa, per esempio, possiamo essere allegri, cantare, gioire e quant'altro, queste persone godono di ottima salute rispetto a quelli che non provano gioia. Infatti avvengono tante cose benefiche nel corpo. La gioia, questo stato regola la pressione sanguigna, la pressione arteriosa e venosa, il cuore funziona meglio, il fegato funziona meglio, l'intestino funziona meglio. Quindi in realtà molti di voi sapete che si attivano degli ormoni, ci dice la scienza, che sono le endorfine, chiamate ormoni della felicità, che Dio ha creato. Ma come si attivano questi ormoni? Si attivano con un atteggiamento di gioia. Se noi non le attiviamo nel nostro corpo, attiviamo altre sostanze negative che vanno a distruggere il nostro organismo
E per questo motivo molte malattie non spariscono, molte situazioni non se ne vanno. Questo ce lo dice la scienza. Però la Bibbia ce lo ha detto molto prima. Infatti, Proverbi capitolo 17, verso 22, dice queste parole meravigliose. Voglio che li leggiamo insieme. Proverbi 17, 22. Dice questo: un cuore allegro è una buona medicina, ma uno spirito abbattuto inaridisce le ossa. Hai mai pensato a questa scrittura? Un cuore allegro è medicina, ma è una buona medicina. Oggi che siamo in un mondo che cerchiamo la medicina migliore per uscircene da questo virus, ma un cuore allegro è una buona medicina, dice la parola di Dio. La Bibbia ce lo ha detto molto, molto, molto tempo prima, la scienza l'ha scoperto adesso. Però la Bibbia già ne parlava. Se uno mantiene la sua vita gaia, piena di gioia, questa è una buona medicina. Tu, come dire, ricevi una medicina benefica nella tua vita che ti porterà salute al tuo corpo e non permetterà assolutamente che tu possa restare ammalato oppure tu possa avere delle malattie. Perché la Bibbia dice: io sono l'Eterno che ti guarisce. Oh, come credo questa parola! Non so se tu la credi con me. La Bibbia dice: io benedirò il tuo pane e la tua acqua, e nessuna malattia si accosterà nella tua tenda. È la parola di Dio. La parola di Dio deve essere creduta, e deve essere creduta così com'è, senza fare molta filosofia della parola di Dio, perché alcune volte noi facciamo un po' questo. No, noi dobbiamo credere alla parola per quella che essa è. E oggi io voglio rilasciare questa parola nella tua vita. Io sono l'Eterno che ti guarisce. E ti guarisco come? Con la gioia. Comincia a ridere. Comincia a dire grazie. Comincia a vederti guarito. Se tu sei in un letto di infermità, comincia a vederti in piedi, che vai a fare la spesa, che giochi con i tuoi figli o con i tuoi nipoti. Comincia a guardare con nuove prospettive di Dio, perché si attivano gli ormoni della felicità e le endorfine fanno il loro lavoro insieme alla presenza di Dio. Ma uno spirito abbattuto, quando noi siamo tutti cupi, abbattuti, anche nelle chiese, a volte abbiamo questo atteggiamento abbattuto: Signore, pietà, aiutami, non ce la faccio più. Sempre questo modo di fare. Dice la Bibbia che uno spirito abbattuto, quindi sta parlando dello spirito, inaridisce le ossa. E quindi noi cominciamo ad avere dolori, acciacchi, problemi. Un sacco di persone soffrono di artrite reumatoide, artrosi, problemi alla cartilagine, problemi alla cervicale, dolori di vario tipo. Perché? Perché molto di questo dipende dalla mancanza di gioia. Noi vogliamo fare un salto di qualità oggi e ricevere la parola di Dio tutti insieme e dire: Signore, io ci voglio provare questa sera. Se tu ci vuoi provare con me, io sono ben disposto ad aiutarti a fare in modo che tu possa provare questa sensazione di gioia, che la gioia riempia pienamente la tua vita e te la cambi, e che tu a partire da ora possa dire alle persone che è vicino a te: non voglio essere più triste, non voglio lamentarmi più, voglio cambiare. Perché la gioia del Signore è la mia forza, è quello di cui io ho veramente bisogno. Io voglio proprio la gioia del Signore nella mia vita. Sperimentalo adesso nel nome di Gesù. E quindi io ti invito a pregare con me in questo momento e a ricevere questa parola nel tuo cuore. E fare come fece Davide quando arrivò l'arca della presenza di Dio. E in questo momento, questa parola è come se fosse la presenza di Dio che viene nella tua casa. È come se fosse proprio Gesù, perché Gesù è la parola e la parola ti raggiunge. E quando viene la presenza di Dio, la prima cosa che tu devi fare è avere una manifestazione di gioia. Comincia a gridare nel posto dove sei, ma non ti importa se la gente dice: è pazzo, ma sei uscito fuori di testa. Non pensare a quello che dice la gente. Pensa a te, pensa a cambiare. Pensa a metterti veramente nella strada giusta, nella via che Dio ha preparato per te. Dici insieme a me: basta tristezza, basta malattia, basta sconfitta, basta miseria. Io dichiaro
che viene il tempo della gioia. Allora comincia a ridere nel posto dove sei. Vogliamo avere un atteggiamento allegro. Vogliamo veramente ringraziare il Signore. Quindi io ti invito ad alzare le mani insieme a me, nel posto tu dove ti trovi. E ripeti con me a voce alta: voglio vivere nella gioia. E manifesta questa gioia. Manifestala a tutte nel nome di Gesù. E ora noi vogliamo veramente dichiarare che Dio è dalla nostra parte e che Lui è pronto a guarire le nostre malattie, è pronto a distruggere i nostri nemici, è pronto a fare tremare le circostanze e a cambiare ogni stato nel nome di Gesù. Prega con me, alza la tua mano, vogliamo pregare insieme questa preghiera. Padre Celeste, nel nome di Gesù, noi rilasciamo questa sera questa parola speciale sopra ogni persona che ci sta guardando e sta seguendo il programma Parole di Vita, che è una benedizione per il tuo popolo e anche per tanti credenti che stanno vacillando nella fede oppure stanno perdendo le loro speranze. Io dichiaro ora nel nome di Gesù che la tua presenza li toccherà. Che in questo momento la gioia, questa sensazione profonda di gioia che solo tu puoi dare, entri nel cuore di ogni persona che si trova collegata in questo momento. E io voglio credere insieme a queste care persone che ogni male se ne va ora nel nome di Gesù. E noi veniamo contro quella malattia, veniamo contro quel cancro, veniamo contro quell'artrite reumatoide, veniamo contro quei dolori, veniamo contro quell'artrosi nel nome di Gesù. Qualcuno mi sta guardando in questo momento e ha dei dolori molto forti alle ossa, problemi di artrosi gravi. E io dichiaro ora sopra di te salute nel tuo corpo, guarigione nel tuo corpo attraverso la gioia del Signore. Comincia a lodare, comincia a ridere, comincia ad essere felice perché Dio sta facendo cose grandi per te. Oh Signore, voglio rilasciare in questo momento, sopra ogni cara persona che mi sta guardando, la tua gioia, che la gioia riempia le nostre vite, riempia le nostre giornate, che noi domani mattina ci possiamo alzare con un umore diverso, con una nuova prospettiva, con un sentimento allegro. Pronti, Signore, a guardare alla vita con una nuova prospettiva e vedere già le grandi opere che tu stai per compiere per ciascuno di noi. Io voglio benedire nel nome di Gesù ogni cara persona che è collegata e rilascio adesso la tua pace, rilascio adesso la gioia, rilascio gioia incontenibile insieme alla vittoria sulle circostanze, alla distruzione dei nemici e a una salute perfetta. Grazie perché lo fai. Nel nome di Gesù io prego e ti ringrazio e ti ringraziamo tutti insieme e cominciamo a gioire per le cose grandi che tu farai per noi. Nel nome di Gesù. Amen ed amen. Che meraviglia! Comincia a ridere e a gioire. E preparati per un tempo nuovo, per un tempo di grande vittoria, per un tempo di grandi soddisfazioni, perché la gioia del Signore ci soddisfa pienamente. Un abbraccio da parte mia, a te la parola, Pastore Petrone, grazie. Grazie, grazie Eliseo, Dio ti benedica, ma tu sorella, fratello, devi perseverare, sai perché? Quello che il fratello ha detto non è uno psicologo, uno psichiatra che ti dice pensa cose buone, qui c'è l'azione dello Spirito Santo, perciò puoi perseverare. Sì, rinnova quello che è restato nel tuo cuore, ripetilo, continua a sconfiggere ogni forza, comincia a spezzare tutte le malattie generazionali, i legami generazionali che sono su di te nel nome del Signore. Perché qui è in forza lo Spirito Santo, perciò noi preghiamo, perché le parole diventano potenziate dallo Spirito Santo. Gesù la chiama dinamite, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Se sei nata di nuovo, se sei nato di nuovo, quello è accaduto nel momento che tu ti sei aperto al Signore e hai visto la tua vita cambiata. Questa sera persevera, perché
perché lo Spirito Santo penetra dentro di te e agisce con il suo potere e ti cambia le ossa, ti aggiusta, ti sistema, ti cambia la vita. Persevera nel proclamare nel nome di Cristo che tu puoi vivere la tua vita piena di gioia. Sì, abbiamo udito una bella parola. Siate miei imitatori. San Paolo questa gioia la viveva. Nei ceppi e nelle catene, nel carcere di Filippi, era notato che cantavano e gioivano nella mezzanotte, l'ora più buia della notte. E la posizione peggiore che c'era, la gioia del Signore è la mia forza. Alleluia. Persevera nel mantenere il filo di comunione e permetti allo Spirito Santo di operare dentro di te. Perché è lo Spirito Santo che compie queste opere. Alleluia. Allora abbiamo anche il fratello It stasera insieme con noi. Fratello It con la sorella che traduce, che è la moglie, la sorella che lo traduce in un modo speciale. Dio vi benedica a tutti e due, avete del tempo a sufficienza, avete anche una buona connessione. Presentateci al Signore in preghiera, prima di cominciare, sempre permeiamo tutto quello che diciamo con la preghiera, perché crediamo che il filo continuo permette allo Spirito Santo di operare e lo vuole continuare a fare. Lasciatevi guidare dallo Spirito Santo, Dio vi benedica. Father, we thank you for what you're doing tonight. Amen. Padre, vogliamo ringraziarti per quello che tu stai facendo questa sera. Grazie, Signore, per la tua parola che è già stata proclamata finora. Lord, thank you for the people that are listening. E grazie, Signore, per tutti gli ascoltatori. Lord, apart from you, we can do nothing. Signore, senza di te non possiamo fare nulla. So, Lord, I need your grace tonight. E questa sera ho bisogno della tua grazia. Your ability. Della tua abilità. Lord, I ask for tonight. Ti chiedo, Signore, di riempirmi della tua grazia questa sera. Lord, release the revelation of your word tonight. Signore, rilascia la rivelazione della tua parola questa sera. Elargisci, Signore, il tuo spirito su ogni persona. Lord, I thank you for movement in the Holy Spirit. Signore, io ti ringrazio per il movimento dello Spirito Santo. Thank you for moving us from glory to glory. Grazie perché tu ci farai avanzare di gloria in gloria. Thank you for your love. Grazie per il tuo amore. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. I'm going to start out reading John 14, verse 6 through 9. Ok, vorrei cominciare leggendo da Giovanni 14. Ai versi 6 a 9. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici mostraci il Padre? We live in a world where that a lot of people don't want truth. Viviamo in un mondo dove tante persone non vogliono sentire la verità. The world says there's many ways that lead to God. Il mondo dice ci sono tante vie che conducono a Dio. And some people say, well, Jesus was a good man. E tantissimi convengono con noi dicendo che Gesù era un uomo bravissimo. And a lot of people think that all world religions are good. E molti oggi credono che tutte le religioni del mondo sono buone. They think Jesus was just another good person. E che Gesù era un illuminato, una persona buona, come tanti altri leader religiosi. But Jesus, according to these words, ma secondo quello che abbiamo appena letto nel Vangelo di Giovanni, he doesn't like other world religions.
A Gesù non piacciono le altre religioni del mondo. He said, "I am the only way to the Father." Lui ha detto ai discepoli: Io sono l'unica, la via al Padre. So in the world there's many ways, Il mondo ci propone tante vie, and they lead to destruction. ma la Bibbia dice ci sono delle vie che portano alla distruzione. You look at God's design for marriage. Se guardiamo ad esempio al modello di Dio per il matrimonio, He made it one way. lui ha creato un solo modo, un solo modello, It's between a man and a woman. ed è il matrimonio tra un uomo e una donna. But the world is trying to say there's many ways. Il mondo adesso sta proponendo tanti modi di rappresentare il matrimonio And many genders. e tanti generi anche, Because the world does not want truth. perché il mondo non vuole ascoltare la verità. But Jesus said, "I am the Ma truth." Gesù ha detto, io sono la verità. Jesus says the world hates me because I correct it, I reprove it of its deeds. Gesù disse: Il mondo mi odia perché io condanno le sue opere malvagie. So if you're listening to this and you don't know E Jesus, quindi, se tu questa sera stai ascoltando queste parole e ancora non conosci Gesù, maybe you just turned the channel here by accident. forse stavi facendo zapping con la televisione, sei capitato in questo programma, I need to tell you this. io devo dirti qualcosa. Sometimes the truth is offensive at A first. volte la verità ci offende all'inizio, ci scandalizza. Sometimes freedom even looks like bondage at first. Anzi, all'inizio persino la verità sembra volerci tenere legati. But unless you repent and turn to Jesus, Ma se noi non ci ravvediamo dalle opere malvagie e ci rivolgiamo a Gesù, I tell you this, io ti devo dire you're not going to experience truth and che life. non possiamo sperimentare verità e neanche la vita. You see, you and I are the same in one way. Noi siamo la stessa cosa in questo senso. We were created by God for a hunger to be loved by a father. Cioè, siamo stati entrambi creati con una fame. Un desiderio di essere amati da Dio, dal Padre. Some of you had good fathers, Alcuni di voi hanno avuto una bellissima esperienza con i propri and padri that's a blessing. ed è una benedizione. And some of you had bad fathers. Invece, alcuni di voi hanno avuto una bruttissima esperienza con il proprio padre terreno. But even if you had a good father, Ma anche se tu hai avuto un buon padre, there's only so much that a earthly father can do. un padre terreno è comunque limitato. There's a void in you that's searching for your creator. Perché ci sarà ancora dentro di te un vuoto che cerca, di essere riempito dalla pienezza del Creatore. That's searching for your heavenly father. Questo vuoto è questa ricerca dentro di te per, questa ricerca del Padre Celeste. What we read just a few minutes Quello ago. che abbiamo appena letto in Giovanni, Philip said, "Show us the Father, Jesus, and it's enough for us. il It's sufficient." discepolo Filippo dice: Mostraci, maestro, mostraci il Padre e sarà abbastanza, ci basterà. E But Jesus said, "If you've seen me, you've seen the Father." abbiamo letto che Gesù ha risposto: Se hai visto me, hai visto il Padre. And in Hebrews chapter 1, verse 3. E in Ebrei 1 al verso 3 It says that Jesus is the express image or person of the Father. dice che Gesù è l'impronta dell'essenza del Padre. In altre parole, è l'immagine espressa del Padre. And so whenever Jesus walked the earth with his disciples, Quando Gesù era sulla terra, camminava sulla terra con i suoi discepoli. the Bible in 1 John La Bibbia in primo Giovanni, Chapter 1, nel capitolo 1, it says that his disciples, they handled the word of life. dice che Giovanni scrive di lui e dei discepoli
che hanno visto con i loro propri occhi, They touched him. hanno contemplato e che le loro mani hanno toccato la parola della vita, parlando di Gesù. These disciples learned of Jesus for 3 years. E questi discepoli hanno imparato direttamente da Gesù per 3 anni, They experienced his nature and his character. hanno studiato con Gesù come maestro e hanno fatto esperienza del suo carattere. And Jesus' message to them was E this. il messaggio di Gesù era il seguente: If you've seen me, you've seen the Father. chi ha visto me ha visto il Padre celeste. And he filled a void in those E disciples. Gesù ha riempito quel vuoto nel cuore dei discepoli. He put courage into those Lui disciples. ha infuso coraggio nel cuore dei The discepoli. same way he can put courage into you. Nello stesso modo in cui lui può infondere coraggio nel tuo cuore. In the same way that he'll fill that hunger in you. E nello stesso modo in cui lui può riempire questo senso di sete del divino che tu hai. You see, our fathers on this earth, they did not always show us a perfect model of who the Father I was. nostri padri terreni, anche i migliori, non sempre sono stati perfetto modello del Padre celeste. Some of them were performance fathers. Alcuni padri basavano, diciamo, la loro relazione, hanno basato la loro relazione con i propri figli sulla performance, sul comportamento dei figli, no? They only showed you love and affection if you performed well. Quindi, se tu ti comportavi bene, loro ti dimostravano amore, altrimenti lo ritiravano. But Jesus will always love you. Ma Gesù ci ama sempre. And he'll always be with you, Gesù ci amerà, sarà sempre con noi, even until the end of the world. fino alla fine del mondo. And so just because I act up Ora, and do something anche wrong, se mi sono comportato male, it does not mean that his love for me changes. non significa che il suo amore verso di me cambia. As a matter of fact, the Bible says Anzi, this. la Bibbia afferma: As many as he loves, he corrects and he chastises. coloro che lui ama, li corregge e li percuote come So un because padre. he's a good father and he loves us, Cioè, proprio perché è un buon padre e ci ama, he corrects lui us. ci corregge. Even out of his affection for us, he corrects us. Mosso dal suo affetto per noi, lui ci corregge. Because the Bible says that he's the author and the finisher of our faith. Perché la Bibbia dice lui è l'autore e il compitore della nostra fede. And you that are good fathers, E coloro tra di voi che sono padri buoni, if your son makes one mistake, you don't kick him out of the se house. tuo figlio fa un errore, tu non lo cacci fuori di casa. But because you love him, you say, no, son, this is the way that you should go. Ma siccome lo ami, dici no, figlio mio, questa è la strada giusta e voglio che tu la percorra. And so we know that Jesus loved Peter the same way when he was an immature apostle as he did when he was a mature E apostle. noi sappiamo che Gesù amava nello stesso modo il suo discepolo Pietro quando era ancora un discepolo immaturo, nello stesso modo lo amava quando divenne un discepolo maturo. Whenever Peter fell, Quando Pietro, rinnegò Gesù, the father heart of God in Jesus came looking for Peter. il cuore paterno di Dio che era in Gesù andò alla ricerca di Pietro. Even when Peter denied Jesus, Jesus did not deny Peter. E anche quando Pietro rinnegò Gesù, Gesù non rinnegò Pietro. Now, some of you have passive fathers. Alcuni di voi invece hanno avuto esperienza di un padre passivo. These are fathers that were maybe too busy with their work to show you any affection. Magari dei genitori, dei padri che erano troppo occupati con il loro lavoro per avere tempo dal dimostrare qualsiasi tipo di affetto. Maybe they missed out on important events in your childhood. E magari non sono stati presenti a qualche evento importante della vostra infanzia.
But even when they were not there, Ma anche quando questi padri occupati non erano presenti, the Bible says that your heavenly Father's eye is even on the sparrows. la Bibbia dice l'occhio del Padre Celeste è persino sul passero. It actually says that he even knows how many hairs are in your head. Quindi conosce gli uccelli del cielo e conosce anche il numero dei capelli del nostro capo. Then if you're a young person, then that can be a hard job. E quindi se tu sei giovane, magari, questo è un lavoro molto arduo, conosci, contare tutti i capelli del tuo But as we capo. get older, it gets a little bit easier. E invece quando più passa il tempo, più facile, diciamo, è un lavoro meno arduo perché abbiamo meno capelli. But this God that I love, He loves you enough to number your hairs. Ma questo Dio che io amo ti ama così tanto da tenere in conto di tutti i dettagli della tua vita, incluso il numero dei tuoi capelli. E So whenever one of them falls out, quando cade un he capello, says 857 fell out, now he only has 856 left. lui dice: è caduto il capello numero 857, ne abbiamo adesso solo 856. He never sleeps nor slumbers, this God. Questo Dio che ti ama e veglia su di te non dorme, non sonnecchia. When you and I are sleeping, he's thinking about us. Quando noi dormiamo, lui sta pensando a noi. He even gives us dreams in the night. Lui ci dà persino dei sogni nella notte. And when we wake up, he wants us to say, Good morning, E Jesus. quando noi ci svegliamo, a lui fa piacere che noi diciamo buongiorno Gesù. Good morning, Holy Spirit. Buongiorno Spirito Santo. Good morning, Father. Buongiorno Padre Celeste. That's the God that we serve. Questo è l'Iddio che noi serviamo. And He's hungry to know you and I as His children. E anche lui ha sete di conoscerci a fondo, conoscere e avere una relazione con noi, suoi figli. He knew that we would be born even before we were born. Lui conosceva già il giorno della nostra nascita, prima che noi nascessimo. And the Bible says he had a plan for our E lives. la Bibbia dice che lui ha sempre avuto un piano per la nostra vita. I call that a good father. Io chiamo una persona con queste caratteristiche un buon padre. Let's read Matthew 8, Leggiamo in Matteo 8, 1 through 3. al capitolo 1 a 3. Quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì. Ed ecco un lebbroso avvicinatosi, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, se vuoi tu puoi purificarmi. Gesù tesa la mano, lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato. E in quell'istante egli fu purificato dalla sua lebbra. So the interesting thing here is this. La cosa interessante in questo passo di Matteo It wasn't Jesus' touch that healed the leper. è che non fu l'imposizione delle mani di Gesù a guarire il lebbroso, Whenever Jesus spoke the word that healed the leper. ma quando Gesù pronunciò queste parole, lo voglio sì purificato, e allora in quell'istante la sua lebbra lo lasciò. But Jesus was not just after the physical healing. Ma Gesù non era solo interessato alla guarigione fisica del lebbroso, He wanted to heal this man's heart. lui voleva guarire il cuore di quest'uomo. This man had been a leper for a long time. Era stato un uomo lebbroso per tanto tempo. Do you know what that Che means? cosa significa? That means he was an outcast. Significa che lui era stato rigettato dal resto della società. That means nobody would get near him. Significa che nessuno poteva avvicinarsi a lui perché era impuro. Nobody would hug him. Nessuno poteva abbracciarlo. Nobody would even touch him. Nessuno poteva persino toccarlo. Can you imagine that type of rejection? Potete immaginare quanto questa persona dovesse sentirsi rifiutata dalla società. And so Jesus, being the express image of the Father, Ma Gesù, che è espressione, impronta dell'essenza del Padre, come dice Ebrei, He said, I don't want to just heal you of your physical Gesù leprosy. dice: Non voglio solo guarirti della tua lebbra fisica, I want to heal you of this separation. io voglio guarirti da questo senso di separazione dal resto.
of the rejection of men. degli uomini, dal senso di rigetto, di rifiuto degli altri uomini. And so when he touched him, E quando lo toccò, he did what a good father does. lui ha fatto ciò che fa un buon padre. He gave him an affectionate touch. Gli diede un tocco affettuoso. And the next thing that we need, E l'altra cosa di cui abbiamo bisogno, besides touch from a good father, oltre il tocco, l'abbraccio di un buon padre, we need words of affirmation. abbiamo bisogno di parole di incoraggiamento. And so when Jesus was baptized, Quando Gesù fu the battezzato, Father was teaching him how to be a good father. il Padre Celeste gli stava insegnando come essere un padre perfetto. Before Jesus ever done a miracle, Perché prima di compiere qualsiasi miracolo all'inizio del suo ministero, before he preached his first sermon, prima di predicare il suo primo sermone, before he chose his disciples, prima di scegliere la squadra dei suoi discepoli, the Father thundered from heaven and he said, "This is my son in whom I'm well pleased." prima di ogni opera, la voce del Padre tuonò dal cielo e disse: "Questo è il mio diletto figlio, in lui mi sono compiaciuto." He said, "This is my boy." Questo è mio figlio. And I love this boy. E io amo questo ragazzo, questo giovane. You see, your destiny flows out of your identity. Ora, il tuo destino fluisce dalla tua identità. And that's why I feel very afraid for today's youth. Per questo sono molto preoccupato per i giovani di oggi. Because in Malachi it says, unless the hearts of the fathers are restored to the children and the children to the fathers, the earth, he'll have to smite it with a curse. Perché il profeta Malachia dice: se non si ricongiungeranno i cuori dei padri al cuore dei figli, allora dovrò colpire la terra con maledizione, con giudizio. What does that mean? Cosa significa? That means that out of my identity flows my works. Significa che dalla mia identità fluiscono le mie opere. And a great part of my identity comes from the Father's love. E una gran parte della mia identità viene dall'amore di Dio, It comes from his touch. viene dal tocco di Dio And it comes from his e word. viene dalle parole che Dio Padre pronuncia su di me. And so manhood bestows manhood. Masculinity bestows E masculinity. quindi, ad It esempio, in produces it. famiglia è la figura paterna, questa figura, la figura maschile che dà al figlio maschio identità. And femininity produces femininity. Come anche la figura femminile, la figura materna femminile produrrà un esempio di femminilità nella figlia. And so men can strengthen young men, older men can strengthen Quindi, younger men. un esempio di un uomo maturo, un uomo adulto, un vero uomo, chiamerà fuori l'identità maschile di un giovane, di un Older ragazzo. women can impart femininity to younger women, to Come children. le madri, le figure materne possono tirar fuori dalle giovani ragazze, dalle bambine, la loro identità femminile. And a mother gives her sons and daughters nature. She natures them. She gives them affirmation, Ora, nurtures them. una madre ovviamente può, ha una chiamata a nutrire sia figli maschi che figlie femmine, quindi questa figura che consola, che nutre. And it doesn't matter if the child goes to prison when he's 30 years old, the mother will be there every week visiting him in E prison. non importa se ha un figlio che a 30 anni finisce in prigione, chi ci sarà a visitarlo sarà la mamma. But the father, he speaks identity. Ma il ruolo del padre nella famiglia naturale è proprio tirar fuori l'identità nei He figli. says, "This is my son." Il padre dice: "Questo è mio figlio, This is my daughter. questa è mia figlia." And the world is trying to take that away. E il mondo sta proprio cercando di fare questo, di privarci
di questa figura. Because the Antichrist spirit knows how important identity is. Perché lo spirito dell'anticristo sa molto bene quanto è importante l'identità. And so he's trying to bring confusion in the youth. E quindi sta cercando di portare confusione nei giovani. Because sometimes a child's identity is not totally set yet. Perché c'è sicuramente una fase in cui l'identità di un bambino non è ancora formata. Well, the devil is trying to go at them through an evil agenda. E il diavolo cerca di raggiungerli proprio in questo periodo di formazione, di transizione, con il suo disegno iniquo, malvagio. But I'm here to tell you that in the natural, God designed fathers and mothers. Ma noi vogliamo proclamare che nel naturale Dio ha designato padri e madri con un ruolo specifico. And if you did not have a natural father in this world, e se non hai avuto un padre naturale in questo mondo, nella tua vita, or you did not have a good natural father, o magari non hai avuto un padre ma non è stato un buon esempio, then God will give you good fathers and good representations of the father Dio in the church. Non solo sarà lui per te un padre buono, ma anche provvederà per te dei padri spirituali che saranno un buon esempio per te nella chiesa. The same with mothers. La stessa cosa per le madri spirituali nella chiesa. So you older men and women that are in the church. E quindi voi che siete padri e madri nella chiesa, persone più mature nella chiesa, when you see fatherless kids in your church, quando nella vostra congregazione vengono figli senza padre, senza madre, or fatherless 20 something somethings and 30 somethings, o magari dei giovani che di 20 anni con dei genitori assenti, non presenti, go and love on them. Dimostrate loro l'amore del padre, l'amore della madre. Go speak identity to them. Andate a proferire, a pronunciare l'identità di questi giovani, di questi bambini. Show them the father. Mostrate loro il padre. But for all of us, ma tutti noi, even when natural fathers and mothers bless us, anche quando siamo stati benedetti dall'avere padri, madri naturali, yes, that does a lot. E fa tantissimo questa cosa. It is a blessing. È una benedizione. But there's no substitute for the heavenly Father. Non ci sarà mai nessun sostituto per il Padre celeste. Because our fathers and mothers on this earth, no matter how perfect they might seem, they're not as perfect as he is. Perché non importa quanto possano sembrare perfetti i nostri genitori, non sono tanto perfetti quanto il Padre Celeste. And even the best fathers and mothers mess up at times. E anche i migliori genitori qualche volta possono fare qualche sbaglio. And they unintentionally wound us. E magari inconsapevolmente possono comunque fare delle ferite. But I tell you, this Heavenly Father, ma io ti dico che questo Padre Celeste, he is fair and he is just. Lui è giusto, lui è equo. He knew you before you were born. Lui ti conosceva da prima che tu nascessi. And he comes into a place deep, deep within you. E ti raggiunge nella profondità della tua anima, del tuo essere. And he touches a place that no one else can touch. E riesce a toccare luoghi profondi del tuo cuore che nessuno riuscirà mai a toccare. And this Jesus that I serve, e questo Gesù che io servo, the Bible says that he will fill you with the Holy Spirit. La Bibbia dice lui vi riempirà con lo Spirito Santo. And so not only does God touch the deep place within you that needs touching. E quindi non solo il Padre Celeste ci tocca nel profondo, nelle aree della nostra vita, della nostra anima che hanno bisogno di un tocco di un padre, but the Holy Spirit fills us with the love of the Father. Ma anche lo Spirito Santo ci riempie, riversato, viene riversato, ed è l'amore del Padre. Let's pray. Vogliamo pregare. Jesus, I thank you for everyone that's listening. Grazie Gesù, io ti ringrazio per ogni ascoltatore questa sera.
And for those of you that don't know Jesus, E per coloro tra di voi che non conoscono ancora Gesù, say this with me. ripeti per favore questa preghiera dopo di me. Lord Jesus, I know that you are the truth. Signore Gesù, io riconosco che tu sei la verità And no man can come to the Father except by you. e credo questa sera che nessun uomo può venire al Padre se non attraverso di te, che sei la via. So right now I surrender my life to you, In Jesus. questo momento io arrendo la mia vita a te, Gesù. Please come into my heart and live in me. Ti prego, vieni nel mio cuore, vieni a vivere nella mia vita. If you pray that, Se tu questa sera hai pregato I just questo, pray that the Lord will touch you with his freedom noi right now. vogliamo pregare che il Signore ti tocchi con la sua liberazione, con la sua libertà in questo And momento may he fill you with his precious Holy Spirit. e possa riempirti con il suo prezioso Spirito Santo. And for all others that have father wounds, E per tutti gli altri che hanno sperimentato delle ferite nell'area della paternità, I pray the love of the Father touch you right io now. prego che possiate essere toccati, raggiunti dall'amore del Padre in questo I momento. ask you, Lord, to heal them where they hurt. Signore, ti chiedo di toccarli lì dove hanno ricevuto delle ferite. In Jesus' name, release your Te lo presence. chiedo nel nome di Gesù, Signore, riversa la tua presenza. We bless you in Noi Jesus' vi name. benediciamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Grazie, grazie, grazie Heath, grazie Stefania, Dio vi benedica e vogliamo così chiudere con la benedizione di Dio sopra tutti noi. Signore, ti ringraziamo per questa sera che tu ci hai dato la possibilità di condividere ed amministrare la tua parola. Spirito Santo di Dio, noi ci fermiamo, ma tu continua a parlare ai nostri cuori, ad ogni cuore che siamo stati insieme. E da quanti avranno la possibilità, Signore, di ascoltare questo messaggio che va in onda in tutte le direzioni del mondo, che lo Spirito tuo Santo accompagni con la tua santa unzione, la tua parola per portare frutto per la gloria del tuo nome. Padre Dio, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. E nel suo nome ti ringraziamo. Benedici, Signore, tutti coloro che siamo insieme ora e quante volte verrà ascoltato questo tuo messaggio, perché lo Spirito Santo possa conquistare anime per il regno dei cieli. Venga il tuo regno con tutto il suo potere e si manifesti potentemente in ogni cuore che ascolta la tua parola. Padre Dio, te lo chiediamo e ti ringraziamo per Gesù Cristo. Amen, amen, amen. Grazie di essere stata insieme con noi. Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale e per certo lo Spirito Santo ci darà un'altra porzione che serve per nutrirci spiritualmente ed anche avere delle risposte dalla preghiera e dalla parola di Dio che arricchisce i nostri cuori con la presenza dello Spirito Santo. Pace e buonanotte, Dio ti benedica.